Signore e signori, benvenuti in questo nuovo format dove in ogni puntata ospiteremo una guest star diversa per sfidare se stesso al cronometro nella pista di Arese con una delle nostre auto così, un po' tra l'economico e il lento. Diciamo un'auto mai vista prima, inedita. Un'auto sicura, un'auto facile nei limiti, in una pista abbastanza tecnica e abbastanza difficile. Un'auto sicura, diciamo che non è proprio nei nostri parametri, un Beh, po' dipende perché abbiamo curioso. degli ospiti che arriveranno che saranno davvero pericolosi. Ma prima di andare in pista, lo facciamo adagiare a questo bellissimo, non so come si chiama, per fargli alcune domande, per svelargli un po' di segreti di quella star. Venga ad adagiarsi, Il primo primo ospite, signore e ospite. signori, è lui. È l'uomo che ha l'auto più veloce della mia. Non l'abbiamo ancora Questa cosa provato. mi fa parecchio Ah, ok. Dovrebbe provare. Come incazzare. state? Bene, voi? Bene. Sempre bene. Bene. Bene, sediamoci e cominciamo con la trafila di domande che devo fare a Mish perché sono un po' arretrato e voglio sapere un po' di aggiornamenti. Dunque. Sei il primo ospite di questo format. Devo ringraziarvi, mi sento quasi onorato, teso. Sì, sì, sì. Allora, abbiamo scelto te come primo ospite perché, vabbè, sei un caro amico, innanzitutto, ma soprattutto perché sei più vicino a noi come interpretazione del mondo automotive e moto. Non sei un pilota, non sei un'officina, sei un appassionato di auto che si gode quello che ha lentamente ogni volta facendo degli upgrade. Sì. Sei un po' teso, come subisci la pressione quando devi entrare in pista? Allora, pilota non sono, sono appassionato, teso no, cioè la paura è semplicemente quella di lanciarla, ma non è il caso, però la verità è che mi diverto sempre, queste stronzate sono proprio pane quotidiano, è Fantastico. bello per quello, per quello ci Fantastico. troviamo, Esatto. esatto. Mish, ma dici un po', com'è il tuo rapporto con la pista? Proprio perché non essendo pilota, non è scontato che, tutti sappiano girare o abbiano dimestichezza. Sì, allora in pista, in macchina sono andato non tante volte a dire il vero, penso le potrei contare su una mano, forse Addirittura, due avrei detto molto di più. mani. No, perché non mi è capitato in molte occasioni appunto di portare mie auto in pista, solo due volte. La Mercedes non l'ho ancora portata perché secondo me non ha veramente senso. Una Poverina. delega, no, ma poi io la uso tutta, la pulisco, il cerchietto, l'ho da sfigare, però no. Però la Come è verità giusto è, che come è sia, giusto che dai. sia. Però mi piacerebbe sfruttare le auto un po' di più, ma io sono dell'opinione che ogni auto ha un po' il suo scopo, quindi per questo non ho Esattamente. portato troppo le mie. E non mi è capitato così tanto di girare in pista, però quando ho girato, devo essere sincero, oltre a essermi divertito, ho girato con auto interessanti. Con il mio amico Ronnie, abbiamo girato a Monza con la Huracanevo, abbiamo girato col 488, con la GT3 RS a Imola che tu conosci molto bene, quindi in realtà sì, qualcosa, poco, poco, solo da Certo. appassionato. E l'ultima volta che sei stato in pista, quando è stato? Quanto tempo fa? Sono stato con la GTR Pro, con una Ampie GTR a Monza. Sì, ma un Wow! anno fa, era novembre Capito? Io da ragazzo 2020, non vado mai in avevamo un pista. po' di cavalli, bella Però. forte, posteriore, divertente, blu come il peccato, però figo, era bello, è stato bello, siamo divertiti da morire. Auto e circuito preferito, combo dei sogni che vorresti fare una volta nella vita. Una GTR Black Series, un bel mezzo milione di macchina ci sta, cioè, mi basta Monza, mi basta. Davvero? Sì. A me l'ho sempre visto come il circuito definitivo perché è un circuito veloce, veloce. E Certo. quindi sì. Ed è una roba quanto più fattibile possibile, secondo me. Vero. E invece un aneddoto, un ricordo particolare, un'esperienza folle che ti è capitata in auto. Occhio, occhio a quello che dici perché Folle, è un attimo, passare eh? nell'illegale. Non è una roba folle, però mi ricordo che eravamo io e un mio amico che le persone sicuramente conosceranno, conoscete bene anche voi, e avevamo una macchina che ci avevano prestato per fare un contenuto video. È meglio che rimango sul vago Sì, perché c'è la gente che giusto. passa. E praticamente non era proprio una macchina per fare traversi, però noi abbiamo detto i cavalli li ha, traversare, traversa. Io giro tutto e nel dubbio vediamo cosa succede. Ci siamo messi in un piazzale a fare un po' di traversi e poi gliel'abbiamo riportata e tutto sereno. Ci chiamo una settimana dopo, giusto per cui parlare,
Ah, tutto bene, vieni a bere un caffè. Guarda, sono un po' indaffarato perché sto portando la macchina e ho spaccato il differenziale. Run. E io gli ho detto, ma dai, non so niente. Ok, non vengo a bere il caffè. Non so se è una colpa nostra, però secondo me l'abbiamo... Sicuramente avete contribuito. Era un 4x4, quindi mi sa che l'abbiamo... sì. Era un 4x4 con le 305 dietro. Quindi c'era il differenziale che era lì, che sembrava che diceva basta, mollami. E quindi è stato bello. Chi lo sa però, c'è sempre il dubbio. Esatto. Certo. Se non vogliamo sapere il conto dell'auto, ma se è un 4x4 con le 305, era almeno da 180.000 euro. Poco di più. Vi siete divertiti. Basta, finiamo qua. Basta, silenzio. Sparita nel nulla. Progetti a breve e lungo termine che hai sul piatto, in pensiero? Più o meno in mente. Allora, a brevissimo termine ho una roba veramente molto interessante che coinvolge più persone all'esterno di YouTube e vorrei cercare di inserirle all'interno di appunto questo mondo, sempre con l'impronta che ho, per cui da appassionato, certo, un qualcosa che è una realtà poco più imprenditoriale, vediamola così. E ti dico a breve termine perché ci sto lavorando da tanto. Okay. Non è niente di fuori dal mondo, però è qualcosa che secondo me può essere molto divertente anche da riuscire a condividere con gli altri, qualcosa di un po' particolare. Da quando ho fatto l'università non faccio più progetti a medio-lungo termine, perché mi sono reso conto che con una manata di gas vado a muro e rimango lì. Quindi ho iniziato ad investire molto più sul presente e sul brevissimo termine. Faccio dei prospetti massimo di 2 anni e mi godo il viaggio. Me la prendo molto più con calma, sono tranquillo, equilibrato, riesco a gestire tutto quello che ho attorno, sempre con sicurezza, sono abbastanza guardingo sul lato, diciamo, lavorativo, sono tranquillo sul lato economico e quindi diciamo che decido di fare qualcosa solo ed esclusivamente se mi piace davvero. Quindi inutile chiederti dove e come ti vedrai tra 10 anni, cioè così di primo acchito, cosa allora, ti viene in mente? Ti dico che nel 2015, quando ero all'università, ho iniziato a fare YouTube e inevitabilmente l'idea era ma poi cosa farai? Perché nel 2017-18 stava funzionando bene, dico ok, cosa farai? Continuerai a fare questo a 30 anni, non potrei più farlo. Siamo tutti trentenni. Tutti. Tutti. Ci siamo resi conto che noi che abbiamo investito siamo le persone che inevitabilmente si sono costruite la loro nicchia, la loro utenza, ma non solo, cioè anche proprio un business vero, qualcosa da cui riuscire a trarne guadagno, ma anche a riuscire a viverci decentemente, proprio a livello lavorativo, a livello di emozione. Quindi certo, a me piace quello che faccio, tutti i giorni mi alzo e sono tranquillo, ho il mio tempo, riesco a gestire lavorativamente tutto quanto, mi prendo gli spazi per la vita privata. Quindi ti dico che spero che la cosa continui. Sicuramente, realisticamente parlando, e chiudo, ti dico che molto probabilmente l'interfaccia sui social, secondo me, sarà sempre più innovativa. 2 anni fa non esistevano i TikTok, certo, e adesso i TikToker sono sicuramente sulla cresta dell'onda, quindi arriverà un nuovo social e bisogna stare al passo coi tempi, come sempre, come tutti quanti. Adesso una domanda un po' più privata, per conoscerti un po' meglio anche nel particolare, in altri ambiti. Io sono un po' riservata, vai. Esatto, allora, immagina di avere un appuntamento con la donna dei tuoi sogni, quella che magari stai desiderando da tutta la vita. La Madonna. Beh sì, cioè, dove c'è molta aspettativa, insomma. Ok. Con che auto la vai a prendere al primo appuntamento e perché la scelta di quest'auto? Non ci ho mai pensato. Male, essere sempre pronti. No, fai che sei in un mondo dove tutto costa uguale. Quindi certo, qualsiasi macchina acquisti, idealmente scelgo io, sì, tipo videogioco. Huracan Evo, bella. Huracan performante, con l'ala in carbonio, bella, tranquilla. Come quella del mio amico Berniga. La vuoi conquistare per il tuo carattere. Ovviamente. Ma poi siete storti, io gli ho detto non la noleggerei mai. E poi mi avete detto scegli tu tipo videogioco. Con un fiore proprio, una margheritina. Mi stavo proprio dicendo che è sbagliato creare aspettative sulla macchina, quindi non mi presenterei mai con una Huracan, però... Se c'è una roba che dai social ho imparato, da quei 4 scappati di casa TikToker americani tipo Andrew Tit, come si chiama, che fa, io avevo un M4, però sono andato a prendere una ragazza a un appuntamento, lei è salita in macchina e mi fa, oh bella questa BMW, ce l'ha anche mio padre. E lui diceva, sì ma tuo padre c'ha magari 220, questo è un M4. E giustamente c'ha ragione, c'è una donna che, ma anche un uomo che non capisce di macchine, inevitabilmente ti dice, bella questa BMW, ce l'ha anche mio fratello, serie 1, e c'hai un M8 competitivo. Magari invece se arrivi con una Lamborghini è riconoscibile. Lamborghini, certo, la più brutta Lamborghini è comunque la Lamborghini, certo. Se ti vuoi far vedere comunque ti fai vedere in modo esagerato. Lamborghini è una presenza esagerata. Domanda sentimentale o comunque molto
così un po' da lacrima. Il tuo più grande rimpianto, se ce l'hai, magari non ne hai perché sei una persona... Ce n'è uno, ma è banale. Non ho finito l'università. Ho fatto giurisprudenza, 5 anni più uno, perché piano piano mi sono allungato, e nel 2015 io già utilizzavo da più di 2 anni YouTube come televisione, quindi ero già molto conscio della piattaforma, sapevo in che modo le persone comunicassero, perché ero molto attento, e come le persone avrebbero voluto che la gente comunicasse, quindi come uno spettatore vedeva i video. Avevo delle conoscenze di audio, video, quindi sapevo più o meno maneggiare per passioni passate, e quindi avevo una storia da raccontare e l'ho appunto condivisa con calma, mi sono lanciato. Però questa roba si è appunto sommata al periodo universitario e al termine di quel periodo. Quindi in realtà poi ho portato avanti per circa 1 anno e mezzo entrambi i treni, io l'esperienza era una bella mazzata, sicuramente lo saprete, mi mancavano 8 esami, avevo una media molto alta e nonostante tutto devo ammettere che ho deciso di congelare l'università e provare a investire dopo 1 anno su YouTube. È diventato remunerativo, è diventato qualcosa che continuamente volevo fare, certo. Non ho più ripreso l'università e la pallina ha rotolato e... Ti è rimasta... Un po' il pallino, ma non tanto per me, perché avere il quadretto con scritto giurista Mario Sbambinato era un muro da riempire. Per mia mamma, che ha fatto un sacco di sacrifici, certo. Per riuscire ad avere quella cosa, però mia mamma è la mia fan numero uno. Ha sempre creduto in quello che facevo, mi ha sempre supportato, mi ha detto... Hai la possibilità, decidi di investire con calma, fallo, ti piace. Adesso è appunto ve l'ho detto, è proprio là in prima linea. Mi applaude, mi supporta, molto probabilmente inizierà a lavorare con me perché è una grande presenza nella mia vita. Quindi, sai, il consiglio di mia mamma, certo, almeno che certo, l'osservatrice, è sicuramente un consiglio ponderato e giusto. E solo per lei e basta, non tanto per me, però... Arriverà un momento in cui le restituirò quei 130.000 euro che ha speso per te all'università, ricomprandole, che ne so, una casa, non lo so, a finale Ligure. Oppure, vediamo. Chi lo sa, è lì congelato, un domani magari la riprendi in mano, dai i tuoi ultimi esami. Sarebbe molto bello, ci ho pensato, però ti dico che era già impossibile dare procedura civile quando ero bello carico. Sì, adesso che non so più un articolo, sono praticamente zoppo. Però è lì, diciamo. È lì. Certo. Per concludere in bellezza, visto che oggi di questo si parla, sei un tipo scaramantico? Hai qualche rito, qualcosa di particolare? No, ho avuto un gatto nero per un po' di tempo, quindi li adoro. No, zero scaramanzia. Non credo nell'oroscopo, Paolo Fox per me può fallire. Potrebbe. Pure bianco, uguale. Non so nemmeno che siano entrambi i due. Bene. Adesso è il momento di andare a vedere come si è cavata in pista per attaccare qua. Il primo tempo del Race and Talk 2022. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Via! Via, che partenza! Ho lasciato giù mezzo. Fuego! A fuoco. Com'è questa pista? Ma è divertente, è la prima volta che l'affrontavo, quindi dicevo ok, il muro è molto vicino, siamoci lontano. Dai! Prima staccata, chicane, subito sui cordoli come un pazzo. Sì, poi ha alzato una terra e ha alzato pazzesco. Eh sì, perché era più di un cordolo, era proprio un buco. Ah, bene. Rettilineo, staccata, seconda chicane. Ehi. Oddio, io ci ho provato. Altro che non vado mai in pista. Non so, mi è sembrato molto tranquillo. Sono un po' incrociato le mani. È perché ho sperato il cordolo. Ah. Il birillo. Ok. Birillo penalità? No, però l'ho fatto. Sono andato proprio dritto. E il traguardo. Te la sei cavata molto bene. Te la sei cavata molto bene. Sei andato come un pazzo. Sei andato davvero come un pazzo. Mi stai rendendo orgoglioso. In realtà, anche perché non hai ancora visto nessuno di riferimento, hai fatto 2 giri di riscaldamento, è un computer. Veramente, non hai sbagliato nulla a vederlo così. Il bello di essere primi è che non ho pressione. Esatto. E soprattutto che finalmente sono primo, poi non so se sarò ancora. E metterai pressione agli altri, esatto, perché dovranno... Esatto, quello sì. Esatto. Hai girato in... Uno 0 1 e 65.
Vi faccio un applauso da solo, grazie. Quasi sotto il minuto, eh. E ti mettiamo già primo, convinti che tutti saranno sotto. In cima alla lista, vai, sono contento. Grazie invece per essere venuto. Grazie a voi per avermi invitato. Troppo grazie gentile. Di tutto. Grazie di cuore a voi. Ci vediamo nella prossima puntata. Soggi! Grazie raga. Ci voleva proprio qualcuno che facesse una roba del genere. A spese tue. Mi sono super divertito. Spettacolare.